siamo un fatto politico tramite un sistema di manifestare che non è questa città. Ho fatto un po' di pausa in modo che tutti avessero modo di tornare, fotografare. I rifiuti possono essere una risorsa che produce ricchezza e benessere, anziché disagio, malattie e quindi un aumento spaventoso dei costi della gestione rifiuti che vanno a finire sulle tasse di tutti i cittadini. Con il Movimento 5 Stelle stiamo seguendo le diverse emergenze rifiuti in Regione Liguria. Una di queste è quella dell'8-6, dove il Movimento 5 Stelle di Sanremo sta facendo un lavoro straordinario con un presidio che dura da ben 3 mesi. Sequestro, per questo che non c'erano lavori in corso. Bene, non sono stati informati i cittadini, non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale, quindi noi non sappiamo perché improvvisamente è stata dissequestrata. Ma chi autorizza questo genere di interventi evidentemente non sembra interessare alla salute dei cittadini, dell'ambiente, del territorio, tantomeno si può pretendere che interessi la storia geologica della nostra Liguria. Il 5 di agosto è stato portato il problema in aula consiliare e abbiamo chiesto alla Giunta come mai sull'opuscolo di governo è scritto chiudere definitivamente le discariche a cielo aperto e nei fatti sulla collina di Colletto Zotto sono stati avviati gli scavi di una nuova discarica che più a cielo aperto non si può? È avvenuto un fatto gravissimo perché ci sono delle lacune istruttorie non soltanto nella VIA che è di competenza regionale ma anche nell'AIA di competenza provinciale. A quanto pare non sono stati valutati per sventrare l'ennesimo sventramento di una collina per costruire questa discarica a 180 metri da abitazioni di persone in una zona che è già stata duramente colpita appunto da queste discariche che a quanto pare hanno provocato anche delle malattie nelle persone che abitano nella zona di Metrofa. E mi dispiace però, Assessore, che lei rida mentre parliamo di questi temi abbastanza delicati. Ecco, quindi a quanto pare non sono stati valutati né la rilevanza sanitaria delle emissioni dell'impianto, né lo stato sanitario della popolazione interessata o l'evoluzione del contesto urbanistico interessato dall'impianto e nemmeno i rischi di incidenti rilevanti dall'impianto sotto il profilo strettamente sanitario. Ecco, quindi siamo in una situazione gravissima. Oggi sono 3 mesi di presidio, 3 mesi e una grandissima vittoria. La prima grande vittoria è stata quella di riuscire a coalizzare i residenti, i cittadini, tutti noi, per coalizzarci contro questa ennesima nuova discarica provinciale. Quindi è per quello che c'è questo grande valore di Piazzetta del Presidio che è iniziata quest'estate dicendo ma noi qua siamo uniti finalmente, perché prima qua i residenti non si conoscevano. Adesso grazie a questo presidio vengono qua, qua si gestiscono i punti, le lotte, qui si decide quello che vogliamo fare, qui si studia. Non è solamente un presidio che è importantissimo perché noi facciamo il monitoraggio, perché noi facciamo informazione, ogni giorno siamo in rete per dire quello che sta succedendo, perché non tutti sanno, ma questo lotto 6 è un'ennesima discarica provinciale, ma è l'ennesimo sbancamento di una montagna che verrà riempita di rifiuti ed è a 150 metri dalle case. Veramente è una devastazione in un posto che, guardate, è meraviglioso, con una giornata stupenda, vicino a un SIC, a 500 metri dal SIC. Gli scavi dell'8-6 sono iniziati immediatamente dopo il dissequestro dell'area avvenuto il 27 di luglio del 2015 e subito abbiamo deciso di sostenere la lodevole iniziativa dei nostri
nostri portavoce in Consiglio Comunale a Sanremo nel presidiare l'area contro questo ennesimo disastro ambientale. È questo che il presidio vuole evitare, una logica da medioevo, dicono. Serve una cultura del riciclo. Di sicuro non ne fanno una questione campanilistica, nonostante le case a poche centinaia di metri dalla discarica contestata. Porterà problemi alla vallata, con percolato se sarà attivata, che percolerà a mare, con problemi all'inquinamento ovviamente marino e delle spiagge, e in una zona che è geologicamente e sismicamente attiva. Una protesta in teoria appoggiata da tutta Sanremo. Un anno fa in Consiglio Comunale passò un ordine del giorno unanime contrario. Oggi il nocciolo duro della protesta sono i comitati e i 5 Stelle e chiedono spiegazioni ambientali ma anche legali. Ci sono delle leggi, ci sono delle norme, ci sono delle linee guida. Voi sapete che gli impianti come questo che stanno realizzando, la valutazione di impatto ambientale è di competenza della regione. La tipologia di normativa violata tende, diciamo, ovviamente a sovrapporsi, trattandosi di un impianto disciplinato da normativa ambientale. Come sapete, penso anche che chi non è un addetto ai lavori, quasi tutta la normativa ambientale è di derivazione comunitaria, quindi violare una norma nazionale in materia ambientale vuol dire quasi automaticamente violare anche una norma comunitaria. Addirittura è dal 1988, dico solo questo, 98 nei particolari, che esiste un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede proprio che lo studio di impatto ambientale abbia al suo interno una sezione salute pubblica. Questa cosa qui è clamorosamente violata, ma in realtà viene violata sistematicamente in quasi tutti gli impianti come questo. Quello che colpisce di più è la partecipazione dei cittadini. Secondo me il messaggio che deve passare da questo episodio, che è uno dei tanti che nel tempo abbiamo visto nel nostro paese, nella nostra regione, è che quando i cittadini si attivano, comunque sia, la voce si fa sentire e con il tempo i risultati arrivano. La prima volta che vengo qua ed è un luogo veramente stupendo, c'è un angolo di paradiso, c'è il mare, ci sono queste colline con la vegetazione tipica mediterranea, ci sono questi olivi e poi alzi lo sguardo e vedi una terrazza su uno spettacolo del genere deturpata per poi farci cosa? Per poi farci un buco dove dentro nasconderci dei rifiuti. La direttiva 2008/98/CE della Comunità Europea dice chiaramente che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere quella della prevenzione, cioè dunque quella della riduzione della produzione del rifiuto a monte. Siamo riusciti a farci approvare una mozione a maggioranza sulla filiera dei rifiuti, sulla gestione trasparente della filiera dei rifiuti, ed è nostro compito adesso controllare che questo impegno sia mantenuto. Nella direttiva 2008/98/CE si esplicita il fatto che il rifiuto deve cessare di essere considerato tale dal momento che può, in realtà, rappresentare un'importante risorsa economica ed ecologica. Noi del Movimento 5 Stelle da sempre parliamo per la gestione dei rifiuti della raccolta differenziata porta a porta, la raccolta spinta, che è l'unica che permette di raggiungere velocemente risultati alti e quindi superare il 65% richiesto dalla normativa. L'abbiamo visto che i comuni che sono partiti lo hanno fatto recentemente e a seguito anche magari di avvenimenti che hanno riguardato il sindaco di Recco, per esempio, che è stato sanzionato direttamente a pagare per danno erariale di tasca propria. C'è poca convinzione su questa metodologia di raccolta, anche se è l'unica. Se oggi i comuni fossero già avanti con questo tipo di sistema, non staremmo a parlare sicuramente di nuove discariche né di nuovi sistemi di trattazione dei rifiuti. Per una concreta politica a rifiuti zero non servono inceneritori, discariche né tantomeno biodigestori. La nuova e recente direttiva
del Parlamento europeo, adottata il 24 maggio 2012, al punto 33 rinnova a tutti gli Stati membri l'invito a rispettare la gerarchia dei rifiuti e a portare la quota residua, cioè ciò che resta da, testuali parole, prevenzione, riciclo, reimpiego, riutilizzo, recupero di materia, prossima allo zero. Quindi è una direttiva che incentiva ai rifiuti zero. Chiediamo di passare dalle parole ai fatti. Presenteremo una mozione contro gli inceneritori in Liguria, perché nell'articolo 35 della legge 164, ossia dello Sblocca Italia, è prevista la costruzione di un inceneritore in Liguria. Siamo stati più volte rassicurati dalla Giunta Toti di questa non costruzione, ma sappiamo benissimo che dalle parole ai fatti ce ne passa. Quindi, con la mozione vedremo effettivamente se il Consiglio regionale dirà no agli inceneritori in Liguria. Noi non ci fermiamo, come loro del resto, non ci fermiamo, ma proseguiremo questa battaglia che facciamo e portiamo avanti con valori veri e naturali. Crediamo nell'onestà, l'onestà è dignità, è amore verso noi stessi e verso gli altri. E le nostre amministrazioni purtroppo non ci hanno rispettato, non rispecchiano assolutamente questi valori. Noi chiediamo più giustizia, più legalità, più trasparenza per tutto, per tutti noi, per i nostri figli e per tutti, per tutto quello che a noi è caro. È proprio veramente il momento di unirci, anche se siamo stati io per prima. Io sono molto stanca perché loro sono forti, ma dobbiamo in questo momento far vedere che siamo noi determinati, perché siamo comunque dalla parte del giusto. E devono smetterla di avere sempre queste prevaricazioni su tutti noi solo perché chiniamo la testa. Quella cosa che mi dispiace di più non è di chi c'è, ma di chi non c'è. E questo proprio mi dispiace. Mi dispiace che non ci siano persone di Beozi, di Taggia, che sono miei compaesani, di Bussane, insomma gente che dovrebbe sentirlo questo problema, non lo sente, ma vabbè, non fa niente. Le lotte si fanno anche in pochi e forse anche per chi non c'è, si riescono anche a vincere, chissà, dai, un momento di ottimismo.